Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto dalla tua mano, alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 28 aprile 1926. Tu devi sapere che la mia volontà, solo nella creazione e nella mia mamma celeste, è stata sempre integra e ha tenuto libero il suo campo di azione. Quindi, dovendo chiamare te a vivere nel mio volere come una di loro, dovevo proportele come esempio, come un'immagine che tu devi imitare. Ma quella che sorpassa tutti è la mia mamma celeste. Essa è il nuovo cielo, è il sole più sfolgorante, è la luna più fulgida, è la terra più fiorita. Tutto racchiude in sé e ciascuna cosa creata racchiude la pienezza del proprio bene. Tutto racchiude in sé, e se ciascuna cosa creata racchiude la pienezza del proprio bene ricevuto da Dio, la mia mamma racchiude tutti i beni insieme, perché dotata di ragione e vivendo la mia volontà integra in lei, la pienezza della grazia, della luce, della santità cresceva ad ogni istante. Ogni atto che faceva erano soli, stelle, che il mio volere formava in lei. Sicché sorpassò la creazione tutta, e la mia volontà integra e permanente in lei fece la cosa più grande ed impetrò il sospirato Redentore. Perciò la mia mamma è regina in mezzo alla creazione, perché sorpassò tutto, e la mia volontà trovò in lei l'alimento della sua ragione, che integra e permanente la faceva vivere in sé. C'era sommo accordo, si davano la mano a vicenda, non c'era fibra del suo cuore, parola, pensiero, nel quale la mia volontà non possedesse la sua vita. E che cosa non può fare un volere divino? Tutto, non c'è potenza che gli manchi, né cosa che non possa fare. Perciò si può dire che fece tutto, e tutto ciò che gli altri non potettero fare, ne potranno fare tutti insieme, lo fece lei sola. Onde dopo stavo pensando tra me: la mia regina mamma è vero che fece il più grande dei sacrifici che nessun altro ha fatto, cioè non voler conoscere affatto la sua volontà, ma solo quella di Dio. Ed in questo abbraccio tutti i dolori, tutte le pene, fino all'eroismo del sacrificio di sacrificare il proprio figlio per compiere il volere supremo. Ma una volta fece questo sacrificio, tutto ciò che soffrì dopo fu l'effetto del suo primo atto. Non ebbe a lottare come noi nelle diverse circostanze, negli incontri imprevisti, nelle perdite inaspettate. È sempre lotta fino a sanguinare il proprio cuore per timore di cedere alla nostra guerreggiante volontà umana. Con quale attenzione bisogna stare affinché il volere supremo abbia sempre il suo posto d'onore e la supremazia su tutto, e molte volte la lotta rincrudisce la pena più che la stessa pena. Ma mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno, dicendomi: figlia mia, tu ti sbagli. Non fu uno il massimo sacrificio della mia mamma, ma
Ma furono tali e tanti per quanti dolori, pene, circostanze, incontri ai quali fu esposta la sua e la mia esistenza. Le pene in lei erano sempre raddoppiate, perché le mie pene erano più che pene sue. E poi la mia sapienza non cambiò direzione con la mamma mia. In ogni pena che doveva toccarla, io le domandavo sempre se voleva accettarla, per sentirmi ripetere da lei quel fiat in ogni pena, in ogni circostanza, ed anche in ogni suo palpito. Quel fiat mi risuonava sì dolce, sì soave ed armonioso, che lo volevo sentir ripetere in ogni istante della sua vita, e perciò le domandavo sempre: «Mamma, vuoi fare questo? Vuoi soffrire questa pena?» E a lei il mio fiat portava i mari dei beni che contiene, e le faceva capire l'intensità della pena che accettava. E questo capire con luce divina ciò che passo a passo doveva patire le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature, perché mancando in lei il germe della colpa, mancava il germe della lotta, e la mia volontà doveva trovare un altro ritrovato per fare che non fosse minore delle altre creature nel patire, perché dovendo acquistare con giustizia il diritto di regina dei dolori, doveva superare tutte le creature insieme nelle pene. E quante volte non l'hai provato tu stessa che mentre non sentivi nessuna lotta, facendoti capire il mio volere e le pene a cui ti sottoponeva, tu restavi impietrita dalla forza del dolore e mentre restavi disfatta nella pena, tu eri la piccola agnellina nelle mie braccia, pronta ad accettare altre pene a cui il mio volere ti voleva sottoposta? Ah, e non soffrivi tu più che della stessa lotta? La lotta è segno di passioni veementi. Mentre la mia volontà, se porta il dolore, dà l'intrepidezza e con la conoscenza dell'intensità della pena, dà tale merito come solo può dare una volontà divina. Perciò, come faccio con te, che in ogni cosa che voglio da te ti domando prima se vuoi, se accetti, così facevo con la mamma mia, affinché il sacrificio sia sempre nuovo e mi dia occasione di conversare con la creatura, di trattenermi con lei ed il mio volere abbia il suo campo d'azione divina nella volontà umana. Volume 19, 6 maggio 1926. Figlia mia, tu devi sapere che i primi innanzi alla Maestà Suprema sono quelli che sono vissuti nel mio volere, che mai sono usciti dalla mia volontà. La mia mamma venne nel mondo dopo 4.000 anni, eppure innanzi a Dio fu prima di Adamo. I suoi atti, i suoi amori stanno nel primo ordine delle creature, sicché sono gli atti suoi prima di tutti gli atti delle creature, perché lei fu la più vicina a Dio, vincolata dai vincoli, coi vincoli più stretti di santità, di unione e di somiglianza. Col vivere nel nostro volere, i suoi atti si rendevano inseparabili dai nostri, e ciò che è inseparabile si rende il più vicino come cosa connaturale al suo creatore. Bene, oggi scopriamo alcune nuove bellezze, splendori e fulgori della nostra Divina Maria, che come sempre, oltre che a aprirci gli orizzonti delle sue grazie ed eccellenze, ci danno spunti di meditazione e soprattutto di lavoro solerte e attivo sulla nostra anima. Allora, innanzitutto il Signore ci ricorda che la divina volontà può rimanere integra solo lì dove non trova un principio che le si opponga. E quindi spiega che essa si trova nella creazione. Per questo è così importante imparare, ecco, a
unirsi alla divina volontà nella creazione con i giri nel Fiat creante, e poi però anche nella Madonna, perché sono gli unici luoghi, questi sono gli unici che ci sono e che sempre saranno, chiaramente eccettuata la Santissima Umanità di Gesù Cristo, con cui è lui che stava parlando, però tra le pure creature, ecco, diciamo così. Gli unici luoghi sono questi due, nemmeno Adamo ed Eva e nemmeno Luisa e nemmeno chiunque abiterà nel regno della Divina Volontà, perché comunque sia, c'è stato un tempo, ecco, per Adamo ed Eva, dopo per noi, se entreremo nel regno della Divina Volontà come speriamo prima, in cui non ci siamo stati dentro. Questo è un primo concetto basilare, il che significa che la Divina Volontà, per poter muoversi ed operare al 100% non deve avere nessun tipo di principio di opposizione. È per questo che il sacrificio che la Madonna fece fu il più grande che possa concepirsi, perché appunto in ogni istante continuo non si mosse, non fece, non volle nient'altro che il divin volere. Questo chiaramente ci fa comprendere, insomma, no? La serietà e anche la bellezza, cioè, quindi per noi che siamo ovviamente in altre dimensioni. Quindi il sacrificio della Madonna fu qualcosa di veramente immenso, perché istantaneamente, ad ogni istante, fondersi, quindi non lavorare di volontà propria, è cosa davvero grande, no? Ed è bellissimo quello che Gesù spiega: ogni atto formato in questo modo è un sole, è una stella che il suo volere forma in lei. Interessante anche notare che la differenza che Gesù fa risaltare, ovviamente, tra la Madonna e la creazione, c'è un abisso, perché la creazione non è dotata di ragione, per cui certamente nella creazione splende la divina volontà, ma non potrebbe non splendere, perché la creazione non si può ribellare alla divina volontà, non ha la facoltà di poterlo fare. La grandezza della Madonna è che la Madonna è dotata di ragione. E che ragione? E quindi è stato continuamente un atto voluto, riflesso e pensato, quello di voler essere, vivere e permanere nella divina volontà senza nulla e in nulla discostarsi mai da questo. È chiaro che questo per noi è un ideale, è un fine, è un modello, no? Cioè i nostri progressi in questo campo, come dire, si vedono, come dire, dal tasso, ecco, come dire, variabile di consonanza con la divina volontà. Anche quando facciamo l'esame di coscienza serale, noi dobbiamo chiederci, no? Se abbiamo trascorso una giornata, ecco, abbandonati, quindi assecondando, ecco, i modi, oppure se abbiamo sentito, insomma, i morsi della nostra volontà e cercare in qualche modo di prevalere, no? Ed ecco, in base a questo accordo volontario, la divina volontà era imperante nella Madonna, non c'era fibra del suo cuore, parola, pensiero, nel quale la mia volontà non possedesse la sua vita. Quindi capiamo, la volontà divina vive nella creatura tanto quanto la creatura la fa vivere in essa. E ovviamente trattandosi di creatura incapace di non darle spazio come il creato. La vita è piena, trattandosi di creatura capace di non darle spazio, come le creature intelligenti, si pensi per esempio ai demoni, insomma, che hanno estromesso definitivamente e irrevocabilmente la divina volontà dal proprio orizzonte,
pagandone ovviamente amarissime conseguenze. E in queste creature la divina volontà vive tanto quanto esse la fanno vivere. Ecco, poi Luisa fa un'obiezione, dice: ma sì, il sacrificio della Madonna, che sacrificio fu? Fu un sacrificio certamente immenso, d'accordo? Non voler conoscere affatto la sua volontà, dice, no? È vero che fece il più grande dei sacrifici, cioè non vuole conoscere affatto la sua volontà, ma solo quella di Dio, e in questo abbracciò tutti i dolori e tutte le pene fino all'eroismo del sacrificio di sacrificare il proprio figlio per compiere il volere supremo. Ma dice, ma una volta fece questo sacrificio. Quindi la Madonna questo sacrificio l'ha fatto nel momento stesso in cui fu concepita. No? Allora dice, bene, allora vuol dire che dopo questo primo atto, pensa Luisa, non ebbe a lottare come noi nelle diverse circostanze, negli incontri imprevisti, nelle perdite inaspettate, no? Perché invece per noi è sempre lotta, noi stiamo in continuazione, per questo che non è una cosa tanto semplice vivere nella divina volontà, ed è un'operazione, io penso, per quanto mi è dato di capire, mai perfettamente compiuta, perché noi abbiamo un incontro imprevisto. Sei capace immediatamente a rinunciare a tutti quanti i tuoi progetti, le cose, a entrare perfettamente in questa nuova situazione, con la pace, con l'amore, con la dolcezza, eccetera. Perdite inaspettate, cioè dall'improvviso, cioè improvvisamente, dalla morte di una persona cara, cose più gravi, insomma, magari anche la morte improvvisa, tipo l'infarto, insomma, cose di questo genere, a qualunque altra cosa. Perché noi sappiamo, ce lo spiegano anche i maestri di spirito, che in tutto dobbiamo imparare a leggere e vedere la divina volontà. Siamo, certamente per noi. Allora, Gesù spiega, questo nella Madonna non c'era e non ci poteva essere. Non c'era. Perché la lotta presuppone, spiega Gesù, una presenza di passioni. D'accordo? Una presenza di opposizioni interne, d'accordo? Quindi, certamente, no? Però, dice, la lotta è segno di passioni veementi. Quindi, perché? Perché la nostra volontà, aizzata dalle passioni disordinate, si oppone a sofferenza, a cambiare idea, a piegarsi a ciò che le sembra sbagliato, le sembra ingiusto, le sembra inadeguato, le sembra inopportuno, eccetera, eccetera, no? Questo lo viviamo tutti. San Paolo lo esprime in maniera drammatica, no? In certe circostanze non faccio quello che voglio, ma quello che non voglio, perché sento questa cosa forte in me, difficile dominarsi, no? Allora, certamente questo in Maria Santissima non c'era, non ci poteva essere. Come l'ha sostituito nostro Signore? Perché lei doveva essere la regina dei dolori. L'ha sostituito in questo modo, cioè dandole la conoscenza profonda, profonda, e delle pene e delle loro circostanze. Quindi, è la comprensione profonda dell'intensità della pena che Gesù le chiedeva. Ecco, questa è una cosa che bisogna. Allora, questa è una cosa che per rappresentarcela un po', supponiamo che noi abbiamo vissuto una bruttissima esperienza, dolorosissima. Quindi abbiamo una cognizione di quanto dolorosa sia una certa esperienza. Viene la Divina Volontà e ti dice: figlio mio, vuoi tu rivivere questa stessa esperienza come prima e se possibile peggio ancora di prima, con tutto il dolore e la lacerazione che ti porterà? E guarda che se mi dici di sì, così sarà. Proviamo a rappresentarci una cosa di questo genere.
Sì, perché noi possiamo dire al Signore, ah, io mi offro a qualunque sofferenza mi vorrai sottoporre. Certo, ma tu non sai a quali sofferenze vorrà sottoporti. Né, qualora ci fossero nuove forme di sofferenze, tu te le puoi immaginare se non quando le hai vissute e dopo che le hai vissute. Quindi la tua difficoltà sarà quando arriveranno che non ti ribelli. Ma la difficoltà della Madonna era la conoscenza profonda di esse. E, bellissimo, no? Il fatto, poi c'era questo punto. Il secondo punto era che le sue pene erano tutte raddoppiate, tutte. Perché le pene, di Gesù erano più che pene sue, cioè per lei vedere soffrire Gesù era ben peggiore di tutto quello che soffrisse lei. Ecco perché stette sotto la croce, non sulla croce. Perché la Madonna avrebbe immediatamente preferito 10 miliardi di volte essere crocifissa lei piuttosto che il figlio. Proprio non c'è neanche da pensarci minimamente. Perché per lei il massimo sacrificio era vedere il figlio crocifisso, non essere crocifissa lei. E attenzione, tutte le pene, i dolori, le circostanze, dice Gesù, gliele faceva conoscere prima e gli diceva: mamma, vuoi fare questo? Vuoi soffrire questa pena? E lei ogni volta ripeteva Fiat. L'ha detto una volta per tutti. E ne lo diceva senza sofferenza, senza fatica, perché era un eroismo continuo, perché era un esporre il suo cuore immacolato, la sua anima santissima, a pene atroci, d'accordo? Atroci. Abbiamo visto, insomma, no? Ci sono delle tradizioni teologiche, io le ritengo assolutamente ascetiche più che altro, nel senso, o meglio ancora, mistiche, che per esempio affermano che la Madonna, che Gesù chiese il permesso prima della passione alla Madonna di andare a soffrire, non per lui, ma per le pene che questo avrebbe apportato a lei. Ecco, questo capire con luce divina ciò che passo a passo doveva patire le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature. Questo capire ciò che passo a passo doveva patire. Un martirio ininterrotto. Un martirio ininterrotto. Questo ci fa comprendere davvero la. Quindi la cognizione, ma anche per esempio come dire, la differenza, no? Quando Lucifero fece il peccato originale, lui ebbe la perfetta cognizione. Ecco perché i peccati dei demoni sono inconvertibili e irreversibili. Lui vide nella sua intelligenza tutte le conseguenze negative di quello che avrebbe fatto. E l'ha fatto lo stesso. Perché conoscere prima una cosa e conoscere le conseguenze dà una tale volontarietà e consistenza all'atto che più di questo non si potrebbe avere. Una grande mistica che si offre vittima, supponiamo, fa un gesto eroico, poi il nostro Signore se lo prende sul serio, ha voglia a quante gliene aspettano, eh? Però sa che dovrà tanto soffrire. Ma ordinariamente non sa cosa dovrà soffrire, quando dovrà soffrire, come dovrà soffrire, quanto dovrà soffrire. E invece la Madonna lo sapeva ad ogni singolo istante. E ad ogni singolo istante diceva Fiat. Fiat non è una parolina da dire tanto per tanto, perché ci sono dei Fiat dolorosissimi da pronunciare nella nostra vita.
e per noi, quindi noi non dobbiamo stupirci, diciamo così, della lotta che sentiamo, lotta che a volte ci fa sputare sangue, insomma, no? Nel senso che sì, Gesù ha sudato sangue non per se stesso, ma perché vedeva la sua volontà respinta dalle creature e questo le dava una sofferenza indicibile. Noi sudiamo sangue a causa delle ripugnanze che a volte sentiamo, insomma, perché a volte quando il Signore chiede certe prove, mica è tanto facile stargli dietro. Ecco. E l'eroismo nostro sta lì. Attenzione che vivere nella divina volontà, come Gesù spiega, non toglie queste cose, nel nostro stato, assolutamente. E certamente il nostro Signore non mancherà di mettere molto alla prova chi in un momento, insomma, di entusiasmo gli dice sì, la tua volontà, la tua volontà, la tua volontà, ecco, perché la divina volontà è una cosa molto seria, ecco, molto seria. Pare che poi Gesù abbia fatto provare questa cosa anche a Luisa. C'è la differenza che intercorre tra il sentire e l'opposizione delle passioni e invece la pena che si sente quando si fa capire le pene a cui la divina volontà vuole sottoporre. Restavi impietrita dalla forza del dolore e mentre restavi disfatta nella pena, tu eri la piccola agnellina nelle mie braccia, pronta ad accettare altre pene a cui il mio volere ti voleva sottoposta. Attenzione, e questo ricordiamolo sempre, Dio molte volte chiede il permesso. È chiaro che ci sono delle cose nella nostra esistenza, quando una cosa è necessaria per la nostra salvezza, per esempio c'è stata una malattia che serve per la conversione di qualcuno, Dio la prende e la manda, a quanto ci è dato di capire. Ma quando si tratta di una cosa, come dire, non assolutamente indispensabile, ma certamente molto buona e che il Signore comunque vorrebbe da una creatura, ordinariamente lui chiede il permesso. Vuoi darmi questa cosa? Vuoi offrirmi questa cosa? E se noi rispondiamo di sì, lui lo farà, noi offriremo, è la divina volontà, resterà sommamente compiaciuta e glorificata in noi, affinché il sacrificio sia sempre nuovo e dia a Gesù l'occasione di conversare con la creatura, di trattenersi con lei ed il suo volere abbia il suo campo d'azione divino nella volontà umana. Perché Gesù fa così? Perché la divina volontà per operare non deve avere ostacoli. Quindi te lo chiede e una volta che gli hai detto di sì, sia sì. Non possiamo dire sì e poi cominciare a sbraitare, a smaniare o a lamentarci. Se ti sei offerto, ti sei offerto. Quindi, se qualcuno ha paura, stoltamente, insomma, della divina volontà, che fa discorsi, ah, ma se gli dico di sì, poi chi lo sa che cosa mi chiede? Questo è un problema da risolvere e da superare. Ecco, però, ecco, ci teniamo queste bellezze di oggi nel cuore. Ti ringraziamo, Divina Maria, di quello che hai fatto ancora una volta, della tua ragione che, lucida e integra, neanche un istante non ha fissato, ecco, l'attenzione sulla Divina Volontà, ripetendo, illuminata costantemente da Dio, ininterrottamente il suo Fiat, anche quando grandi, grandissime, erano le sofferenze e i sacrifici che ti chiedeva. Ecco, questo ci insegna anche un pochettino a vedere in maniera trasfigurata, perché il discorso della croce a noi non ci entra tanto in testa. E
Abbiamo sempre bisogno di andarlo a rinverdire, ecco, a rispolverare. Ecco perché corriamo il rischio di farci passare davanti tanti inviti della Divina Volontà a soffrire un po' con lei e per lei senza che neanche se ne accorgiamo. In questo aiutaci con la tua consueta materna pazienza, sollecitudine, vigilanza e dolcezza. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, ave, via.